Ciao a tutti, oggi preparo con voi un buonissimo e semplicissimo rotolo di uova con patate e zucchine farcito a metà, cioè con due affettati differenti, visto che io e mia moglie litighiamo sempre sui gusti, ho deciso di farlo a metà, a lei con il prosciutto cotto e per me con la pancetta. Iniziamo subito. Per prima cosa taglio le patate a cubetti piuttosto piccoli. Tagliate le patate e mi sposto sui fornelli. In padella mettiamo l'olio extravergine di oliva, lo facciamo scaldare un po' e poi mettiamo a cuocere le patate. Mentre le patate cuociono, taglio a pezzetti la zucchina. E mi sposto di nuovo sui fornelli. E passati 5 minuti da quando abbiamo messo le patate, mettiamo le zucchine. Ovviamente le mettiamo dopo perché le zucchine necessitano di meno cottura. Mescoliamo e facciamo cuocere fin quando patate e zucchine non saranno ben dorate. Mentre le patate e le zucchine cuociono, rompo le uova in un contenitore. Rotte tutte, mettiamo il parmigiano reggiano grattugiato, un po' di sale fino, pepe nero e mescoliamo. Battute per bene le uova, ho appena tolto dai fornelli patate e zucchine, ho tolto un po' d'olio in eccesso e adesso trasferisco le patate e le zucchine nelle uova. Mescolo tutto velocemente e mi sposto di nuovo sui fornelli. La padella è leggermente unta, metto a fiamma dolce e verso il composto. Ora sistemo, copro con il coperchio e faccio cuocere per 6-7 minuti a fiamma dolce. Passati 6-7 minuti, con la lecca padelle, vediamo se si è attaccata. No, come vedete va benissimo. Bucherello un po' per far scendere sotto l'uovo ancora crudo. E volendo questa frittata potete anche non girarla, per cui sempre fiamma dolce, facciamo così, non la giro, perché mi scrivete spesso che avete difficoltà, non la giro, altrimenti giratela semplicemente con il coperchio. Lascio a fiamma dolce e faccio cuocere per altri 3-4 minuti, quindi in totale la frittata deve cuocere 11-12 minuti al massimo, se utilizzate il coperchio. Ecco qui, la frittata è cotta anche sopra, quindi mi sposto sul piano di lavoro, appoggio la frittata sulla carta forno. Ora metto il formaggio a fette, poi metto per metà il prosciutto cotto e la pancetta. Adesso piano piano, aiutandomi con la carta forno, faccio il rotolo. Cotta tantissimo, ci siamo. Adesso mi sposto di nuovo in padella . Copro con il coperchio e a fiamma dolce faccio cuocere per 2 minuti e dopo 2 minuti ecco il risultato. Adesso lo taglio e lo assaggio con voi. Eccolo qua, il pezzo con la pancetta. Un'esplosione di sapori eccezionale. Fatelo e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate.
Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!